Ciao, oggi volevo condividere con te questa teoria che ho da parecchio tempo e con questo video voglio cercare di spiegartela, ma anche in realtà di metterla più a fuoco nella mia mente, che è un po' il motivo per cui faccio tutte ste robe di YouTube. Ossia l'idea di la correlazione tra il groove di un ritmo e un movimento percepito, ok, nel tuo cervello. Questo perché? Perché cioè ho l'amorosa psicomotricista, la sorella che è ricercatrice universitaria del GABA, i neuroni, il cervello, e io sono stronzo, ok, no? Però mi faccio condizionare da loro che si leggono i research paper e li leggo anch'io. E quindi mi stavo facendo tutto un giro su tutti quei paper di ricerca universitari. All'università di Oslo ho scoperto che sono impallinatissimi su sta roba, cioè il rapporto tra la sincopazione, tra quanto deve essere quantizzato un groove. Ma non è quella roba lì matematica, non mi ha colpito moltissimo. Mi ha colpito molto di più quest'idea che puoi visualizzare un movimento anche non facendolo. Che se ci pensi, quello che facciamo quando ascoltiamo della musica, chiamiamola dance, non pensare alle DM, cioè qualsiasi cosa che abbia un ritmo che ad un concerto, in discoteca, ti farebbe effettivamente muovere, ok? Ma che non lo fai perché sei seduto sull'autobus e stai ascoltando un brano. Negli studi di produzione, quando si lavora, diciamo, in tanti, perché magari è un progetto grosso, c'è sempre quel momento in cui, mentre stai o componendo o mixando, anche masterizzando in alcuni casi il brano, le teste di tutte le persone che ci sono in studio, ok, iniziano a fare quello che si dice bobbing, ossia inizi a muoverti a tempo con la musica, ossia l'input musicale riesce ad arrivare fino ai neuroni che controllano il movimento. Questo però avviene anche prima di effettivamente muoversi, avviene anche mentalmente e te lo faccio sentire, ok? Così capisco se sono pazzo io o sei pazzo anche tu come me e senti ste robe o le sento solo io e sono da internare. Cosa probabilissima. Ho identificato nella mia testa più movimenti, alcuni che sono più degli archi orizzontali e altri invece che sono degli archi più stretti, più verticali. E ti faccio sentire, in questo caso, questo per me è un arco orizzontale, ossia percepisco questo movimento, ok? Cioè mi verrebbe da accompagnarmi alla canzone in questo modo. E voi direte, Francesco, cosa serve tutto sto sbattimento che ci stai dicendo? Al fatto che noi possiamo aumentare questa istruzione di movimento in mix, ok? Pannando le cose. Ti faccio un esempio. In questo caso, noi potremmo spostare lievemente lo snare a destra in modo da aumentare il beat sull'accento soffice, ok, sul soft accent, oddio come si dice in italiano, chi se ne frega, e quindi aumentare questa cosa. Come si può fare? Io posso ad esempio prendere un qualsiasi equalizzatore, figa, ho aperto il plugin sbagliato, qualsiasi equalizzatore, dire ok, right, quindi la mia destra, right, vado a prendere quello che può essere questa parte del groove e spostarla un pochino più, ad esempio voglio meno di questa fondamentale, perché è sempre la differenza che fa. Allora, siccome questa fondamentale dello snare del clap è molto vicina al kick, non voglio che sia qua a sinistra, senza. Proviamo ad esagerarlo per capire se. E magari posso trovare nel left qualcosa che mi faccia tornare di più a sinistra. Questo era l'originale. Ho una sensazione di groove maggiore, ok? Ovviamente è un'esagerazione, occhio al mono quando fate ste puttanate con gli equalizzatori left-right, che si rovinerà un po' il vostro segnale in mono, ok? Magari possiamo provare a metterci in linear phase. Meglio.
E quindi nel mio mix posso iniziare a pensare anche a questo tipo di movimenti. E appunto questo qui io lo chiamo è un arco orizzontale. Se pensiamo a un arco, ok, in questo caso io penso a un kick un pochino più a sinistra in basso, una hi-hat centrale e uno snare a destra, ok? Quindi adesso devo lavorare sulla hi-hat centrale. Cosa posso fare? Posso ad esempio mettere in mono la hi-hat in modo che sia in centro, ok? Quindi ad esempio con un high cut posso andare sul side e andare a togliere le informazioni di stereo della hi-hat. Adesso però ho perso un po' troppo. Bisogna poi di schiarirlo nel mid. Mid. Brr. Quindi adesso questa cowbell che fa tiki 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 è al centro. Il modo da collegare questo arco, scusate, questo era un colpo di WhatsApp. Quindi l'idea è che io collego il tun chikita chikitun chikita chikitun chikita chikitun. E questo è un esempio. Un altro esempio invece di movimento di questo tipo è questo. Questo qui invece è quello che chiamo un arco stretto, ossia non c'è left right, ma è fondamentale avere un movimento, diciamo, verticale, ossia kick, snare e hi-hat non si muovono nello stereo, ma l'equalizzazione dovrà essere molto chiara in modo che mediamente noi percepiamo le basse come più in basso, le medie al centro del nostro teschio e la hi-hat più sopra, ok? Questo un po' vuoi anche per le casse che hanno il tweeter in alto e il subwoofer in basso, di solito difficilmente è girato, ma a me succede anche in cuffia, cioè in cuffia io questo groove lo percepisco un po' così, cioè il kick lo sento sotto. Però in questo caso, ad esempio, questo clave che mi fa da snare non è a fuoco in centro e mi interrompe questo gioco di archi. Se ne crea un altro in questo caso, un groove di stretto e largo. Questa cosa l'abbiamo visto anche nel remix, dove in alcuni casi ho degli expander che vanno a far muovere a tempo il mio stereo. Prendiamo questo esempio. Io vorrei che, diciamo con un S1 Imager, se volessi aumentare ulteriormente questo groove o track envelope, io vorrei che al kick voglio essere mono e allo snare vorrò essere, ok, aperto, poi mi richiudo, poi mi riapro, poi mi richiudo. Ok, quindi vado ad aumentare, potrei usare un LFO, ok, però l'idea è che questo ai miei neuroni mi vuol far fare questo tipo di movimento, ok? Il chiudi apri, non saprei come descriverlo, sono un ballerino fantastico, chiudi apri. Quindi sono andato ad aumentare quella che è il suggerimento che io do all'ascoltatore di come muoversi alla mia canzone, ok? Rispetto a questo, dove c'è meno di questo movimento. Sono pazzo? Può essere, ok? Posso provare una cosa più estrema. Qui posso poi andare a giocare con le curve, ok? Quindi ad esempio, se volessi anche la hi-hat in centro e soltanto lo snare, ok, fuori, potrei provare a ritardare questa curva e aprirla un pochino dopo. Quindi faccio così e così. Ah, è meno bella, funziona meno. Perché ho trovato che pendenze troppo ripide di questo tipo di automazioni diventano innaturali, mentre delle sinusoidi, ok, come in questo caso disegnate un po' a cazzo di cane, scusatemi
Sto provando sia col mouse che col trackball, disegnare queste robe ci vorrebbe una penna, però funzionano. Magari poi ovviamente possiamo non farlo così tanto, possiamo venire indietro col dry wet, ok? No, sono giusto. Sul kick sono chiuso e mi apro, ok, e si apre per lo snare. Sembrava dalla grafica che stavo andando al contrario. Ragazzi, mi raccomando, scegliete sempre con le orecchie. Ok, così il rallentatore si capisce meglio cosa fa. Questo è un altro modo. Cerchiamo un esempio invece di quello stretto verticale. In questo caso, questo è quello che vi descrivevo prima, ossia non c'è stereofonia, ok, qui che mi fa ballare molto. Posso comunque applicarla, cercare magari con un riverbero di avere uno snare un pochino più aperto e un kick più mono. Ma quello che adesso mi interessa è dividere questi elementi in modo che il kick abbia effettivamente più presenza nelle basse, la hi-hat e lo snare siano su tre posizioni diverse. Quindi dividendo questo groove molto velocemente con lo snap di... Ok, quindi a me interessa che questo qui sia il nostro punto basso, alto e medio. Ok, quindi la hi-hat, snare... Questo è basso, questo sarà in alto, questo sarà nelle medie. Ok, quindi adesso ho diviso meglio questo groove. Sì, non ho fatto i fade giusti, mettetemi in croce per altre cose. Quindi, questo qui dovrà essere solo basse frequenze. Quindi posso scurirlo, ad esempio. Sentite che così si alza nella testa? E così si abbassa. Faccio un kick un po' più scuro, una hi-hat un po' più chiaro, o meglio mi assicuro che sia un pochino più sopra qua e meno qui. Qui lo sento qua, qui lo sento qui, e lo snare invece sia effettivamente più scuro e più... Senti, qua è un po' diffuso, così è più centrale. Senza, quindi questo è il nostro groove di partenza. Con. È cambiato completamente, però adesso ho... questo andamento ad arco che a mio avviso è meglio di questo. Mi invoglia di più a danzare, ok? Ovviamente anche in questo caso nulla ci vieta di averlo in parallelo, ok? Quindi noi abbiamo il non equalizzato, che sarà questo qua verde, e l'equalizzato, che sarà questo qua azzurro. Noi possiamo sommare al groove originale, che è questo, ok? Sta suonando il groove originale, sommo quello equalizzato in parallelo. Finché non mi fa muovere, ok? Occhio in questo caso al volume, tenete una manina sul pomello del volume e cercate di tenere lo stesso volume di ascolto. Così mi fa groovare di più. Perché sto rispettando questa roba qua, no? Poi che ne so, possiamo on top di tutto questo applicare tutte queste cose assieme. Ok, quindi ora voglio anche che ci sia una differenza di immagine stereo. Ok, quindi vado nel mio imager, vado qui, gli dico di automatizzare la mia immagine stereo e vorrò che il mio kick sia mono, ma in realtà anche il mio hi-hat che sia mono. Ok, mentre ho lo snare stereo, quindi giusto? Mono, stereo. Una cosa del genere. Sì, era più facile se lo mettevo in griglia, ma...
Adesso ho aggiunto anche un po' di quell'apri e chiudi. Possiamo magari tirarlo su un filo tutto e renderlo un pochino più stereo, ok? Senza? Quindi ora ho aggiunto a questo movimento verticale anche un movimento di apri e chiudi. Vogliamo provare anche uno di pan? In questo caso magari potrei pannare il riverbero dello snare a destra, ok? E il riverbero del kick a sinistra. Quindi facciamo due riverberi. Lo chiamo. Però c'è lo stereo major, quindi non funzionerà. Dovrei fare una roba del genere. Quindi non chiuso del tutto, ma chiuso un pochino. Ad esempio, mettiamo un riverbero a caso che però panniamo, ok, a destra e ci mandiamo dentro lo snare. Ok, adesso abbiamo appunto questo snare un pochino più a destra. E questo mi aiuta a dare un pochino più di movimento ancora al mio groove. Ok, siamo partiti da questo, che è il nostro groove non lavorato. Siamo arrivati a questo. Il riverbero un po' altino, ma... In questo caso, perché negli anni 80 si usava il gated reverb? Perché io voglio essere sicuro che il mio riverbero non suoni quando colpisce il kick, ok? Quindi quando c'è kick e hi-hat, ok? Non voglio che suoni. Quindi io adesso posso andare su tutti i kick e hi-hat, fare un gate reverb praticamente, che si apre e si chiude. Cioè voglio essere sicuro che il mio snare non vada, che il mio riverbero dello snare non vada qua e posso provare a vedere anche se posso chiuderlo prima. Voglio evitare che sia troppo lungo, magari posso allungare il riverbero in modo da farlo in modo più apparente. Sentite che si chiude il riverbero qua. Anche qui devo chiuderlo su questo kick, che hi-hat via, kick e hi-hat via. Sentite che mi dà questo andamento, ok, orizzontale. L'altra prova che posso fare è nel caso accorciarlo ulteriormente, ok? Quindi proviamo a togliere anche il riverbero sulla hi-hat, in modo che la hi-hat ritorni in centro. Groove differente, ok, in questo caso. Perché rimango meno a destra e torno in centro prima? Sono completamente pazzo? Può essere, può veramente essere. E magari posso spostare la hi-hat un filino a destra in modo da avere un arco. Cioè che se ho il kick in centro, vado a destra con lo snare, torno indietro, ok, attraverso quest'arco di movimento. Ovviamente devo pannarli entrambi, sennò è inutile. Ah certo, però li panno ma non lo sento perché c'ho lo stereo major. Andiamo un pochino indietro con questo stereo major. E siamo partiti da qua. Quale ti fa ballare di più? Ok, tutta questa serie di scleri è quello a cui penso quando soprattutto vado a lavorare sulla musica dance. Mi chiedo sempre, ok, c'è un arco ben definito di movimento che possa dire al mio ascoltatore drogato in discoteca, non sono tutti drogati, molti, come muoversi? Sì o no? Se non c'è, cerco in mix e in mastering di andare a esagerare un pochino questi movimenti in modo che il mio messaggio di figlio di puttana è ora di ballare sia molto molto chiaro, ok? Tutto questo ovviamente, come ho detto all'inizio, potrebbe essere uno sclero mio personale, non è una regola
parola che viene da niente, ok? È una mia intuizione personale, un mio modo di visualizzare graficamente Groove. Se pensi che sia una puttanata, scrivimelo pure nei commenti, non c'è nessun problema. Se pensi che sia una figata, fammi sapere se magari già lo facevi e io ero l'unica persona al mondo a non saperlo, oppure se già lo facevi ma lo facevi in modo istintivo e non così pensato, o se non te ne frega un cazzo, che può essere. Va bene, ciao, ci vediamo al prossimo video. Questo era abbastanza, per il prossimo più normale, te lo prometto, più base.